Vai. Ciao ragazzi, benvenuti sul nostro blog Ma che bello essere noi, prima puntata, non sappiamo come si fa, nel momento del lockdown abbiamo dato di pazzo, facciamo pure questo. Alla console, alla camera, non lo so come si dice, il cugio, fatti vedere, fatti vedere. Bella, oggi vi insegniamo a fare la pizza zozza dello slillo, la slizza, procediamo. Servono 500 g di farina. Una lattina d'acqua, va bene, la dovete riempire, temperatura ambiente o 26 gradi se vogliamo fare i perfezionisti. Bustina di lievito pattona del Lidl, farina 00, quella che vi capita, va sempre bene. Anzi, più schiacciona Due meglio. schiacciona, meglio viene la slizza. Poi, se avete, come si chiama, la planetaria, perché non ero neanche esperto, la usate, se no andate da Casanova, 39 euro, una merda, e la comprate. Allora, prendiamo la nostra planetaria, bilancia dei cinesi, pubblicità. Prendiamo la nostra farina. Ciao Paolo Sarpi ringrazia. Aspetta. Sarti. Vabbè, aspetta, vabbè, mi è caduto l'unico mestolo che avevo, userò A un cane. testimonianza che siamo a casa Sli c'è il suo motto, Ngula. Il marchio di fabbrica. Allora, procediamo con 500 grammi di farina. Ci metterò 2 ore, farò un po' di danni, ma aspetta. Perché qua viene tutto fatto preciso per farvi vedere che le cose. 500 grammi di farina. Ragazzi, mi hanno detto che poi dovete andare dove sapete voi a mettere un link, un mi piace, non lo so, qualcosa del genere. Prima che facciamo, non sono capace. Non farla vedere che è tutta scacciona, vabbè, farla vedere che è scacciona. 500 grammi, perfetto. 4,99 siamo. Vabbè, 4,99. Con un po' di sputa, sputa. Poi selezionate la temperatura dell'acqua. Fai vedere come selezionate la temperatura dell'acqua. Boom, acqua calda. Adesso questo è, l'ho segnato precedentemente. Oh, scusa, segnettino dei 333 grammi. Temperatura misuratela col termometro. Ecco il termometro. Perfetta. Aggiungiamo l'acqua 300 e 333 grammi al posto. Lievito. Mi raccomando, pattone 7 grammi. Io lo compro al Lidl, mi sembra che costa 50 centesimi una scatola. Tac. Dentro. Lo sprechiamo. Poi col cucchiaio, no, da questa parte che è grosso, qua un po' zozzo, via, giratelo bene, 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 bisogna girare bene, le cose vanno fatte bene. Ok, la giriamo, perfetto. Perfetto. Acqua, mi raccomando, va versata nella maniera corretta, si prende, fatto. Poi prendiamo la planetaria. Aggiungiamo questo. A posto, chiudiamo la planetaria. Tac, facciamo girare. Perfetto, era un po' troppo forte. A posto, la fermiamo perché ho sbagliato, quindi. No, non è vero, tutta questa la fa girare un po' meglio. Poi prendiamo il secondo, come si chiama? Accessorio. Cazzillo, ok. E via. Adesso la facciamo andare 4 minuti. E torniamo tra 4 minuti. Ragazzi, sono passati 4 minuti, quindi fermiamo la nostra bella planetaria, Casanova, 39 euro super in offerta, cioè non è che siamo le cose ricche. Comunque a Casanova non ce li dai i soldi, possiamo anche Non ce li dà, evitarli. però ci prepariamo, facciamo finta che magari un giorno vanno le ricette Va e ci bene. prepariamo. Ok, la fermiamo, poi la lasciamo riposare qualche secondo, prendiamo del sale con il nostro bel metodo, 10 grammi di sale, pattone Smart della Esselunga. Non è che dobbiamo fare. Allora, 10 grammi di sale. Guardate qua, contenitore apposta per misurare il sale. 6,
Andrebbe il cucchiaino, ma io che sono un grande sporco tutto con la forchetta, cioè non è che devi fare le cose fatte bene. 10, 10, siamo 10. 10 grammi, aspetta. Vabbè, 11 grammi. Bella saporita, giusto che c'è lo sgarro. Ok? Ah, adesso facciamo una cosa. La prendiamo e la buttiamo nel nostro impasto. Cosa facciamo? Alexa, timer 3 minuti. 3 minuti. Bravo. A partire da ora. Altri 3 minuti. E la facciamo andare col sale. Ci vediamo tra 3 minuti. Ok, ragazzi, sono passati 3 minuti. Fermiamo l'impasto. Cosa importante. Nei video dicono spolverata di farina. Bella, bella, sul lavandino, perché noi abbiamo tutta l'attrezzatura precisa. Beh, come in una casa, eh. Ok, chiudiamo la farina, prendiamo la nostra slizza, 39 euro, una bomba, in saldo, fatto. Adesso, tata, Cugio, hai le mani pulite? Io no, sto guardando il telefono. È stato per si cucina, vai. Ti piace, va bene? A me viene più appiccicosa. Allora, adesso... A me viene più appiccicosa, quello te lo devo chiedere. No, perché tu si la fai una buona, magari. Cioè, adesso... Ah, perché gli ho fatto fare la slizza anche al Cugio. Guarda che bello, guarda, guarda. Guarda come... Come precisa, pam, pam. Adesso abbiamo fatto, la prendiamo, tac, un po' di spolverata, eccola qua, 3 secondi. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una bella pallottola. Olio buono, non è per la bottiglia, ci ho messo l'olio fattone, vedi? Lo sporchiamo un po', guarda qua che bella, giusto per non farla appiccicare. Vediamo la nostra pallottola dopo ben 7 minuti di vero e duro lavoro, cioè braccia di... Pam! Finito! Adesso la lasciamo riposare 45 minuti. Coperchio, perfetto il suo, lo vedete? Fatto. 45 minuti. O in alternativa? O in alternativa, ci avete ragione, perché devo dire anche l'alternativa. O in alternativa ci mettete la pellicola costa, io ci metto che è meglio. Ragazzi, sono passati 45 minuti. Voilà! Sbang! Adesso cosa facciamo? Solita, come dicono quelli bravi, spolveratina di... Andrebbe fatto sul piano, fine. Non ce l'ho io il piano, quello bello. Guardo qua sul lavandino. L'ho anche un po' lavato, non è più zozzo come prima. Poi, aspetta, Tac! Fatto. Ora, siccome io me la faccio in merendine, prendo la mia bella pizza, qua, bello, e la tiro fuori, bam, guarda, la prendiamo, facciamo così, un po' nella sua cosa, solita pallottola. Ok, olio, contenitore, olio, contenitore e olio, contenitore, che questo qua era già fatto e siamo a posto. Mettiamo via l'olio, spatola professionale da panettiere, questa c'ho, e la tagliamo in due. Rifacciamo la pallottola. Scusate, ho sbagliato il... Era questo il contenitore, vabbè, lo rimettiamo. Problemi della diretta, ragazzi. Problemi della diretta, che è finito l'olio.
prendiamo un altro olio. Glielo sbattiamo sopra che non si attacca. Fatto la nostra bella pizza. Tac. Una da 200 grammi la mettiamo qua, perché se tra due giorni non la faccio, ci faccio il pane. Stessa ricetta. La prendo e via la prima. Poi di questa facciamo una bella cosa, sempre con la mia bella... Qua, guarda, 100 grammi, 100, 200 grammi. Tac, tac. Pesata perfetta. Questa la usiamo per fare la pizza di tra poco. Dobbiamo farmi rendere, ragazzi. E quest'altra, voilà, la mettiamo qua dentro, anzi mettiamola nell'altro, qua dentro, lo tappiamo e mettiamo tutto in frigo, e così si conserva, la fate domani, dopo domani, quando volete, mettiamo in frigo. Questa che è venuta la nostra bella pallottola, tra 10 minuti circa la mettiamo sulla tegliettina e ci facciamo la nostra pizza al momento. La copriamo con questo, che così non stiamo a sprecare la pellicola. Bella! Allora ragazzi, dopo che avete aspettato la seconda ora, trick e ballacche, avete vostro pezzettino da 200 grammi di pizza che ha lievitato, lo tirate fuori, lo mettete di nuovo polveratina, polveratina, trick e ballacche, un po' di finto lavoro, schiaffetto che piace sempre. Andiamo, vabbè, questa viene una porzione per la merendina, 200 grammi si mangia a merenda. Olio sempre pattone, ungiamo per bene, pa, 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 pa. Questa è la tortiera dei cinesi, ho pagato 3 euro mi sembra, sempre per non fare pubblicità, 3 euro di roba pattona, prendiamo pa, pa, pa. Un po' di lubrificatina, prendiamo lo schiaffetto, ci sta sempre bene, tac, tac, prendiamo la nostra slizza, la mettiamo qua, aggiungiamo un po' davanti, un po' di dietro, la schiacciamo bene, partiamo un po' dai bordi, poi la lasciamo al centro. Questa è la slizza della merenda, ok, ta 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 ta. La lasciamo 5 minuti, giusto per evitare un po' dentro qua che non si sa mai, e aggiungiamo il pomodoro tra poco. Bella ragazzi, passati 5 minuti, intanto ho acceso il forno, vieni a vedere che forno, 79 euro pattone, forno a campana, ho pagato di più quella roba che c'è dentro, della non mi ricordo che marca, è una marca buona. A quanti gradi l'hai messo il forno? 250 gradi ragazzi, con dentro la pietra, quella che non mi ricordo come si chiama, che fa le cose buone. Allora, adesso che abbiamo preparato quella, c'è la preparazione della salsa. Contenitore apposta per preparare la salsa, se penso al bicchiere 333. Prendiamo la salsa l'S-Multi, io di solito uso la pattona, la Smart dell'S-Multi. Mettiamo la quantità giusta per fare la salsa. Che? Questa, non lo so, magari è anche un po' troppa. Sempre olio pattone, che sta sempre bene perché l'olio pattone è quello buono. Un po' di sale. Un po' di sale, mettiamo questo qua. Questo che sale è? Sale rosa dell'Himalaya. 50 centesimi avevo pagato, non lo so. Tac. Un po' di pepe. Perché? Un po' di pepe. Col macinino quello serio, fatto. Pepe.
rosmarino invecchiato nell'armadio almeno 15 anni da quando ho fatto casa la prima volta. Poi ci vuole un metodo preciso per girarla. Perfetto. Ecco qua. Perché sennò impazzisce il pomodoro, no? Ok? Com'è l'impasto? Va buono. È buono, è buono. Versiamo col 6 da pizzaiolo l'impasto di pomodoro. Fatto. E quindi non tutta. No, ho sbagliato, è troppa. Adesso un po' di questa. Voilà, fatto. Fai l'otto. Aspetta, 8, 6, voilà, perfetta. Mi raccomando, vi dico, non fatelo andare sui bordi che si attacca. Falla andare sui bordi che è buono attaccato. Che tipo spontino. Che si brucia, non facciamo pubblicità e concorrenza. Non facciamo pubblicità e concorrenza. Una volta che l'abbiamo presa, vedi, finita, perfetta, c'è già oliata, lubrificata, tutto questo, la prendiamo e l'appoggiamo nel forno bello, 79 euro, mi ricordo, di mail, qualcosa del genere. Voilà. 250 gradi, lo lasciamo andare, 15 minuti. In questi 15 minuti prepariamo la mozzarella. Che in realtà prendo quella brutta di plastica, Io invece prendo quella buona, quella fattona dell'S lunga. Adesso la facciamo vedere. Basta. Ragazzi, procediamo al taglio della mozzarella. Pam! Pattona, linea smart S lunga, sempre pattona. Cioè, non è detto che con le... Questa è cucina povera, cucina dello Svizzera. Prendiamo rigorosamente a fette, perché la ricetta l'ho inventata io e la faccio come dico io. Perché qua è Loris, un nostro amico, il commercialist, ci dice che va a cubetti, invece no. Ma guarda che era il Mauri quello che diceva che andava a cubetti. Il Mauri, cioè hai ragione, il grande Mauri. Di quanto spesse le fette? A caso. Molto bene. Tutta una mozzarella intera. Tutta la mozzarella, perché per fare la merenda va bene tutto. Per la merenda, per la merenda. Ok, l'abbiamo tagliata, adesso aspettiamo 15 minuti che si cucina la prima fase della pizza e poi ce la buttiamo. Ragazzi, sono passati 15 minuti per la prima cottura. Ambaradam fornito col forno per tirare fuori la pizza senza bruciarsi. Qui viene a vedere. La prendiamo. Ragazzi, Falla vedere, guarda qua. Questa è buona. Adesso ci mettiamo sulla mozzarella. Mi raccomando, non spegnere il forno, Non spegnere il forno, sempre a 250 gradi. Prendi fette di mozzarella a coprirla per bene. Allora, io ho usato quella pattona normale, doveva sgocciolare, o se no usare quella da pizzeria normale. Però ce la facciamo andare bene, perché comunque viene buono uguale. Viene bene lo stesso, tutta, mettiamola tutta. Ok, adesso la riponiamo altri 5 minuti. Oh, a piacere, dai. No, 5 minuti. Oh, a piacere, seconda se ti piace più o meno cotta la mozzarella. Sì, poi mozzarella, cioè, mangiamo. Nel frattempo, perché io sono un preciso, padella, accendiamo il fuoco alla vecchia, facciamo scaldare la padella, facciamo andare 5 minuti, il tempo è giusto per diventare bella rovente, giusto il tempo che tiriamo fuori la pizza, ci vediamo tra 5 minuti. Allora, sono passati gli altri 5 minuti, abbiamo acceso qua, gli mettiamo sempre l'olio, è finito. Andrò sui colli di Piacenza a spremerlo. Ok, prendiamo la nostra ambaradam, questa che non si sa mai che ci bruciamo. Eccola. Ragazzi, tiriamo fuori la slizza. Questa è la dose persa, ovviamente. Andiamo senza ustionarci a fare un lavoro bello. Prendiamo la nostra
leccapentole. La nostra lecca lecca, com'è che si chiama? Non lo so. Leccapentole. La leccapentole, non sono esperto. E facciamo uscire l'acqua di troppo. Ok, tiriamo fuori. E tant'è. Operazione certosina. Voilà. Questa la mettiamo qua così, in maniera precisa. Adesso c'è il tocco di classe. Eh? Adesso dobbiamo fare una cosa un po' balorda. Prenderla, staccarla e, ragazzi, fumante, voilà! Vediamo la mozzarella da cavazza, tutto quinto, toh, fatto. Anche questa, toh. Facciamola attaccare un po' sul bordo qua così. Adesso la facciamo saltare un po' con l'olio a palla. È buono. Un piatto, giusto per. Tanto dura 5 secondi appena la tiriamo fuori. La merendina, merendina. Questa è la nostra merenda di oggi. Abbassa questa fiamma, mettiamo l'altra che la facciamo recuperare sul fondo un po' di mozzarella. Andiamo a vedere. Attacchiamola al bordo così viene tipo quella della pizzeria. Vieni a vedere, cottura sotto com'è? Ah, sembra perfetta. Tac, un po' di mozzarella spalmata, perfetto. Spegniamo, spingiamola sul piatto, tac, riponiamo e subito, come te lazzo dell'IKEA, bello. Ah, prendiamo una forchetta. Se non mi ustiono. Fa vedere il lato. Viene gli alveari, Ragazzi. Ragazzi. Tagliamone un po'. Faccio vedere. Pronta per gli amici. Non serve, dopo lo raccogliamo. Ragazzi, questa pronta. È scotta, penso. Per la merenda. Bella.